Io sono estremamente tecnico perché a differenza di Michele ho un'esperienza politica molto più ridotta. Sono un avvocato, sono un tecnico e quindi spesso diciamo e tutti ci dicono che facciamo una gran coppia perché riusciamo ad essere congruenti in tutto. Riusciamo cioè a coniugare la necessità di un apporto tecnico, trasparente, importante alla materia con la passione. La passione che devo dire emerge da questo libro è che solo Michele e tutto lui è riuscito a infondermi in una battaglia che per me inizialmente era una battaglia per lo studio. Io sono il figlio di un elettricista, di una casalinga e grazie allo sforzo di una famiglia normalissima sono riuscito a studiare. In un'università diversa, in un paese diverso, probabilmente non sarei riuscito a mettermi una cravatta. Dopo, una cravatta non è il simbolo di un potere o di una personalità, ma è il simbolo dell'istruzione. Istruzione che crediamo fermamente non possa essere negata a nessuno. Da qui parte la nostra battaglia e da qui si spiega perché dopo 10 anni di giudizi, dopo 10 anni di numero chiuso, mi riferisco alla nostra svolta credo del 2007, qualche pazzo come noi abbia per la prima volta preso tutte le carte di un concorso, l'abbia analizzata, e torniamo a Messina, da cui molto parte, abbia visto che accanto al nome e al cognome dei candidati c'era il codice segreto. Da lì quello che sembra oggi agli occhi di tutti la cosa più eclatante è arrivata a due avvocati che fino adesso avevano visto delle carte che tutti dovevano vedere e a cui tutti dovevano arrivare. Non si era mai parlato di anonimato numero chiuso, ma parallelamente le intercettazioni dell''ndrangheta e della mafia dicevano che a Messina, a Catanzaro, gli ammessi del numero chiuso li facevano loro. E noi non capivamo perché. Non capivamo perché soggetti mediocri nella scuola pubblica erano ai primissimi posti. Non capivamo perché oggi la percentuale più bassa di ammessi a Catanzaro e Messina e nel 2007 i più bravi d'Italia erano proprio lì. Non lo capivamo. Avevamo qualche difficoltà, un po' come Cipro e come il presidente Cusimato, con i test, noi ce l'avevamo probabilmente a capire la causa. Da lì comincia tutto il nostro sforzo, da lì comincia la nostra battaglia, che grazie solo al grande impegno dei ragazzi che ci stanno dietro e alla forza che ci danno, alle parole che vengono dopo una vittoria e quando ci dicono che siamo riusciti a realizzare i loro sogni, per noi è un grande modo per andare avanti. Ci sono state le battute di aria che sono state importanti. Quando leggiamo alcuni provvedimenti che per la verità in parte condividiamo pure da tecnici, ci rendiamo conto che spesso andiamo un po' troppo oltre. Ma io credo che andare avanti e vedere molto molto lontano sia dovuto per quello che dobbiamo fare. Ce lo chiedono i ragazzi, ce lo chiede questa società che forse in questo momento ha bisogno di qualche pazzo. Noi spesso ci confrontiamo la domenica, passiamo per pazzi, vogliamo continuare adesso. Quindi ringrazio ancora Michele e Massimo perché hanno avuto la faccia e la pazzia di mettere la firma su questo libro. E sono veramente felice di potervi essere al vostro fianco e vi ringrazio ancora per l'invito. Grazie.